Ciao a tutti! Oggi parleremo di un dinosauro amato da molti e spesso controverso, il Velociraptor. Un dinosauro predatore di piccole dimensioni, ma estremamente agile e intelligente. Ma il Velociraptor era effettivamente un feroce predatore? Oppure era più simile ad un innocuo uccellino? Il Velociraptor è vissuto in Asia circa 75 milioni di anni fa, durante il periodo del Cretaceo superiore. Apparteneva alla famiglia dei Dromaeosauridi. L'habitat del Velociraptor comprendeva foreste, praterie e paludi. Il suo nome significa rapace veloce, o meglio, ladro veloce, un soprannome che si adatta perfettamente alla sua natura. Questo dinosauro era molto piccolo, raggiungeva una lunghezza massima di 2 metri, con un peso di circa 20-25 kg. Il suo corpo era snello e agile, ideale per correre a velocità molto elevate e saltare sugli avversari, poteva raggiungere anche i 40 km orari. Il Velociraptor era in effetti un carnivoro feroce. I suoi denti affilati e le sue unghie artigliate erano strumenti perfetti per cacciare e uccidere le sue prede, cioè piccoli mammiferi, uccelli e rettili. Un dettaglio unico del Velociraptor era il suo artiglio a falce. Questo artiglio, situato sul secondo dito del piede, era lungo fino a 15 cm e serviva per attaccare e ferire le sue prede. Il Velociraptor era anche un dinosauro molto intelligente. Alcuni fossili mostrano che vivevano in gruppi, si ipotizza di circa 10-12 individui, suggerendo che avessero un certo grado di organizzazione sociale. Lo stare insieme li aiutava sicuramente nella caccia e per difendersi dai predatori. Un'altra caratteristica interessante del Velociraptor è che era molto probabilmente coperto di piume. Infatti, i fossili di Velociraptor ritrovati in Cina ed in Mongolia conservano tracce di piume. Queste, probabilmente, lo aiutavano a mantenere il calore corporeo e a camuffarsi nell'ambiente circostante. Questa scoperta ha rivoluzionato la nostra comprensione dei dinosauri, mostrando che erano più simili agli uccelli di quanto pensassimo. Nonostante la sua fama, molto di ciò che sappiamo sul Velociraptor è ancora oggi soggetto a dibattito. La paleontologia è una scienza in continua evoluzione, e ogni nuovo ritrovamento può cambiare la nostra comprensione di queste creature affascinanti. Il Velociraptor è diventato famoso grazie al cinema. Tuttavia, l'immagine popolare del Velociraptor è molto diversa da quella scientifica. Nel film Jurassic Park, ad esempio, i Velociraptor sono molto più grandi di quanto erano in realtà e senza piume. Ma nonostante queste inesattezze, la popolarità del Velociraptor ha contribuito a stimolare l'interesse per la paleontologia. E la sua immagine di predatore intelligente e agile continua a affascinare persone di tutte le età. In conclusione, il Velociraptor è una delle creature più misteriose e controverse del passato preistorico. La sua agilità, la sua intelligenza ed il mistero sul suo aspetto lo rendono uno dei dinosauri più noti e amati. Grazie da Pippo e Tommy, a presto!